Sì, ci è sembrato giusto scegliere questa partita contro uno dei club più importanti in questo momento in Europa per organizzare intanto la presentazione di tutto il settore giovanile della Pistoiese, quindi 300 nostri ragazzi tesserati e tutti i nostri dirigenti, osservatori che lavorano nel settore giovanile saranno presenti e tra il primo e il secondo tempo faranno una parata davanti alla tribuna e saranno presentate tutte le squadre, tutti i bambini, quindi questo è per come dire, coinvolgere anche tutti i nostri ragazzi e fargli vedere quello che farli essere presenti in una partita importante come quella contro la Juve. E poi abbiamo pensato di fare un'operazione, diciamo, nostalgia, perché abbiamo, parlando con il club dei Fedelissimi, abbiamo avuto la possibilità di trovare questo trofeo. Questo trofeo fu fatto da Marcello Melani, il presidente che ha portato la Pistoiese in Serie A, e un trofeo che lui consegnò quando in qualche modo annunciò che la Pistoiese avrebbe voluto riportare la Pistoiese in Serie A e lo consegnò all'allora segretario del club dei Fedelissimi, che era il presidente Ilvano Palandri, e gli disse: questo qui lo consegnerai al capitano della Juventus quando giocheremo contro la Juventus. E questa profezia si avverò, infatti abbiamo la foto di quell'atto, quando appunto il presidente del club Fedelissimi consegnò il trofeo a Furino, e ci è sembrato giusto raccontare un po' questa storia, portare questo trofeo a bordo campo domenica prossima, come segno di auspicio per un futuro che sia sempre migliore per la Pistoiese. Già giocare contro la Juventus per noi è un motivo di prestigio, questo ovviamente. Però ecco, vorremmo, perché è anche una testimonianza questa delle ambizioni della società. La società sta cercando di crescere ogni anno, di fare un passettino alla volta, senza fare salti nel vuoto, e cercare di riportare questa piazza, la Pistoiese, in categorie sempre più importanti. Questo è il nostro obiettivo e speriamo che questo sia anche come dire, un segno d'auspicio. Del resto la simbologia di questo trofeo, di un uomo sopra l'altro, no? Per cercare di andare sempre più in alto, vuole proprio rappresentare questo. Il messaggio è quello di venire allo stadio, ovviamente, di essere presenti, di essere anche fieri di giocare questa partita, perché questa società è una società che è nata pochi anni fa, non ce lo scordiamo mai. E questo è il quinto anno di calcio nei professionisti che facciamo e domenica ce la giochiamo contro la Juventus. Tante altre società toscane questo non lo fanno perché o sono sparite o appunto sono in categorie inferiori. Quindi, insomma, domenica deve essere una giornata di festa, una giornata di passione arancione. Tutti i nostri ragazzi del settore giovanile sulle tribune e spero tanti tifosi che vengano a tifare la Pistoiese e anche a vedere la Juve, perché insomma comunque si giocherà contro giocatori che hanno fatto la tournée in America con la prima squadra, perché nella rosa della Juve ci sono dei giocatori che sono andati in America con la prima squadra che ora è in cima alla classifica della Serie A, quindi sono giocatori importanti, quindi ovviamente al di là del risultato sportivo, che spero ci dia soddisfazione, è comunque una partita di prestigio per Pistoia, quindi.